Negli ultimi anni, decenni potremmo dire, l'impatto che l'uomo ha sull'ambiente è diventato davvero insostenibile. Naturalmente si tratta di un tema talmente vasto e importante che molti, molti fotografi, si sono posti il problema di raccontare, diciamo così, questo impatto, questa aggressione dell'umanità, al pianeta. Un fotografo canadese di origini ucraine ha trovato ormai da molto tempo una forma davvero originale per raccontare il pianeta Terra invaso, diciamo così, dalle attività umane. Edward Burtinsky è uno dei maggiori fotografi internazionali di paesaggio, sebbene a volte sia difficile pensare alle sue foto come appunto fotografie di paesaggio, perché abbiamo in mente l'idea che la fotografia di paesaggio rappresenti la bellezza, quindi scene idilliche, paesaggi intatti. In verità, in tutta la sua carriera, Edward Burtinsky non ha quasi mai ripreso paesaggi integri. La sua intuizione, la sua capacità è quella di rendere comunque interessanti, belli, artisticamente direi accettabili. Quegli elementi che, se appunto non ci fosse l'occhio e la capacità del fotografo, apparirebbero addirittura inaccettabili, praticamente appunto dei disastri ambientali. Nel libro che vi presento oggi, Edward Burtinsky ci racconta un elemento diventato fondamentale appunto negli ultimi tempi in modo particolare: l'acqua. Il libro si intitola con molta semplicità Water. Bene, ma andiamo insieme a vedere questo libro. Il libro si apre con una serie però dedicata al Golfo del Messico e al disastro della Deepwater Horizon, che molti ricorderanno, quindi a questa piattaforma al largo delle coste del Messico che appunto ebbe un incidente e quindi una quantità enorme di petrolio si riversò in mare. Le foto del libro sono praticamente quasi tutte aeree, fatte con drone, elicotteri, aerei, addirittura veicoli modificati appositamente, quindi qualcosa di molto molto particolare e tecnologico. Quindi noi vediamo sempre dall'alto questo mondo, quasi fossimo dei marziani che stanno studiando il pianeta impazzito a causa dell'uomo. Dopodiché c'è tutta la sezione per l'appunto sull'utilizzo dell'acqua prelevata e portata altrove. Con il caso esempio eclatante del lago Owens negli Stati Uniti, che praticamente diciamo, è stato completamente prosciugato per portare l'acqua verso la costa della California. Nel libro molto spazio è dedicato al fiume Colorado in America, sempre, che è, diciamo, la cui acqua viene in gran parte utilizzata durante il viaggio, diciamo, del fiume, per cui alla foce non arriva più acqua. E quello che un tempo era una palude ricchissima di vita è diventato un ambiente limite, praticamente arido e desertico, con l'acqua di mare che tende a salire, e noi vediamo delle immagini che potrebbero sembrare di fiumi, e invece sono, diciamo, le acque del mare che con la marea salgono e scendono, creando questi disegni incredibili, che sembrano a volte addirittura degli alberi. E il libro appunto va avanti così mostrandoci paesaggi incredibili che poi, diciamo, dall'agricoltura terrestre si passa all'acquacultura, che è un altro problema perché provoca consumo di acqua e inquinamento. E naturalmente poi c'è l'impatto, questo devastante davvero, dell'uomo che appunto tende a costruire le proprie città sulla costa o comunque lungo i fiumi e naturalmente alterando in questo modo del tutto il regime idrico e chiaramente creando anche erosione lungo le coste. Ci sono delle fotografie incredibili, diciamo soprattutto negli Stati Uniti, in cui effettivamente si vede questo incredibile impatto, diciamo di questa edificazione che comunque conosciamo bene anche in Italia. Un libro che ha un impatto molto forte, che dietro, come dire, queste immagini così ben fatte, così ben studiate, inquadrate, chiaramente ci rivela
una realtà che davvero chiama tutti noi a prenderci le nostre responsabilità. Quindi un libro consigliato sia dal punto di vista strettamente fotografico che naturalmente anche dal punto di vista dell'impegno, diciamo così, ambientale e per il futuro di noi tutti. Edward Burtischi, Water.